Grazie Presidente. Oggi siamo qui per commemorare i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Il primo grande conflitto armato terminò infatti il 4 novembre del 1918, 100 anni fa, dopo 4 lunghi anni di trincee, bombardamenti e scontri sanguinosi. Non sappiamo i numeri delle vittime con precisione. E già questo ci fa capire quanto brutale e violenta possa essere una guerra. Si stima che l'Italia pagò con più di 1 milione di vittime. E non parliamo solo di soldati uccisi in azione o per le ferite riportate o dei dispersi, ma di tutti i morti che una guerra porta con sé. Oggi in quest'Aula stiamo ricordando, ripercorrendo alcuni di quei fatti ormai lontani, distanti nel tempo e dall'immaginario collettivo attuale, che rischiano di cadere nel dimenticatoio o peggio di essere soffocati dall'indifferenza. Ecco perché gli anniversari rappresentano un'occasione importante, per non dire unica. Un'occasione per riflettere e cercare di capire come sia stato possibile che dopo decenni di pace e progresso crescente le nazioni scegliessero la strada del conflitto e della devastazione. Ma non solo. Non basta riproporre queste vicende lontane nel tempo, occorre sforzarsi di leggerle con la libertà che la distanza ci concede, per non rischiare di svuotarle dal loro senso più profondo. Perché gli anniversari non sono un omaggio che rendiamo al passato, per poi accantonarlo, chiuderlo in un cassetto come un libro letto e riletto, buttandone poi la chiave. Gli anniversari sono un'occasione per riflettere e per non ricadere negli stessi errori, fare delle scelte diverse e per garantire a tutti un futuro di sicurezza, pace e armonia. La storia personale di Antonio Bergamas e di sua madre Maria Maddalena rappresenta uno spunto per riflettere sulle tante storie della Grande Guerra. Antonio Bergamas era un giovane italiano di Trieste che nel 1916 si arruolò volontario, un giovane caduto in guerra e mai più ritrovato. Sua madre, Maria Maddalena Bergamas, fu chiamata a scegliere tra 11 feretri la salma che avrebbe poi rappresentato il Milite Ignoto, riposando per sempre a Roma all'altare della patria. La guerra ha colpito chi l'ha combattuta allo stesso modo delle famiglie a cui queste persone sono state sottratte per essere restituite cadaveri o non essere restituite affatto. La Prima Guerra Mondiale a questa madre, Maria Maddalena Bergamas, non ha restituito nemmeno il corpo del proprio figlio. Per questo, per ricordare il dolore di una madre che non ha potuto riabbracciare neanche il corpo senza vita del proprio figlio, vogliamo attivare ogni opportuna verifica per intitolare a Maria Maddalena Bergamas un viale del cimitero Verano, limitrofo al monumentale ossario ai caduti della guerra 1915-18, che ricorda le vittime del grande conflitto mondiale, procedendo altresì a una riqualificazione dello stesso complesso monumentale. E inoltre, individuare altre aree comunali, come ad esempio Villa Glorio o Villa Paganini, che già ricordano i caduti del primo conflitto mondiale, per mantenere viva la memoria della popolana Bergamas in rappresentanza di tutte le madri e donne d'Italia della Grande Guerra. Grazie.